Ciao a tutti, sono Danilo da parte di Morware, ovviamente. Oggi vi presenterò il nostro terzo video della nostra nuova rubrica Morware News, che non è altro che una raccolta delle notizie, delle news più importanti di queste ultime 2 settimane. Eviterei di perdere altro tempo e iniziamo subito con le notizie. Vi ricordate dei MediaTek Dimensity 1000 Plus di cui avevamo già parlato? No? Non mi importa. Tanto sono stati annunciati i MediaTek Dimensity 1100 e 1200. Sono tutti e due processori che puntano sicuramente alla fascia premium, fascia alta, e sono basati sulla stessa architettura di TSMC a 6 nanometri, con il nodo a 6 nanometri. Tutti e due utilizzano i processori Cortex 4 core Cortex A55 a 2 GHz e 4 core Cortex A78. Però attenzione, qual è la differenza tra i due? Che il 1100, che è la fascia un pochino più bassa, sfrutta 4 core a 2,6 GHz, mentre il Dimensity 1200 ha 3 core a 2,6 GHz e un core che ha un boost di 400 MHz, quindi arrivando ai famosi 3 GHz. Dove si possono vedere queste differenze? Si possono vedere sul sensore della fotocamera e infatti il Dimensity 1100 supporta un sensore con una risoluzione massima di 108 megapixel, quando il 1200 arriva fino a 200 megapixel. Questi processori supportano fino a 16 GB di RAM LPDDR4, supportano schermi fino al 4K, anche se dubito fortemente, li ritroveremo almeno sugli smartphone a breve. Montano memoria di archiviazione UFS 3.1. Scheda video è la stessa, è una Mali G77MC9 e direi basta, le informazioni più importanti sono queste, credo. Ma passiamo alla prossima notizia. Lantronix ha creato una board per sviluppare, è una board, diciamo, per sviluppare più che altro su Android, direi, sul mobile, comunque mobile. Si tratta di una board che monta al suo interno uno Snapdragon 888, che è la fascia più alta che c'è sui processori Snapdragon. Ovviamente sto parlando dell'azienda Qualcomm, nel caso non lo sapeste, scusate. Monta 12 GB di RAM LPDDR5, ha 256 GB di tipo UFS 3.0, supporta display fino al 4K, come il precedente MediaTek, e ha un sacco di connettori per connettere sensori vari, display, addirittura un display, che potete acquistare tutto separatamente. Diciamo che ha una nota negativa questa board per sviluppare, ha un prezzo decisamente alto. Si parla di un kit completo che è intorno ai 2600 dollari. Sareste disposti a spendere questa cifra per sviluppare? Potrebbe essere un investimento, ma potrebbe essere anche una spesa un po' esagerata, non trovate? Passiamo alla prossima. Aggiornamento di Cutie Pie, un tablet Raspberry. Se non lo conoscete, Cutie Pie è semplicemente un tablet, come dicevo prima, con all'interno un modulo Raspberry, in particolare il modulo 4. Ha un display da 8 pollici con risoluzione circa HD, una batteria da 5000 mAh, quindi non gigantesca, ma a vedere il sito dovrebbe avere circa 5 ore di autonomia, ovviamente poi dipende dal vostro utilizzo. È stata aggiunta una fotocamera da 5 megapixel e le dimensioni sono leggermente aumentate. Non è, il Cutie Pie già è stato, è già stato creato da un po', però è in continuo miglioramento. Il progetto è open source, insomma, se volete dare una mano, potete vedere tutto sul sito. Passiamo alla prossima notizia. Raspberry Pi Pico si espande con Pico Decker. Nel caso aveste problemi di spazio con il Raspberry Pi Pico, che cavolo, è una schedina davvero piccola, potrebbe essere davvero comoda, allora potete fare affidamento a questo Pico Decker. Pico Decker è semplicemente una schedina con degli header in cui potete installare, diciamo, 4 Raspberry Pi Pico in stack. Se non vi interessasse questa funzione, potete sfruttare tutti gli header con il GPIO maschio, attenzione, per connettere un'infinità di dispositivi, insomma, tutto quello che volete, anche jumper, cose così, insomma. Il prezzo è di circa 12 sterline, lo potete acquistare da Pico Decker per l'appunto. La cosa più importante è che non necessita di saldature.
scusate. Se vi piace il fatto che non ci siano saldature, insomma, da lavorarci sopra, una cosa ready to use, diciamo, potete fare affidamento anche al CD Studio Groove Shield, che è una semplice schedina con una schedina impilabile, ecco, che potete sfruttare per facilitare il processo di prototipizzazione. Anche qui niente saldature, come dicevo prima, ed è disponibile presso Seed Studio ad un prezzo di circa $4. Prossima news. Questa più che una news, direi che si tratta di un trucchetto, diciamo. Il nostro Fabrizio ci ha dimostrato come è possibile collegare dei dispositivi, dei sensori con Arduino che funzionano a 3,3 volt. Purtroppo Arduino ha un'uscita, un output di 5 volt, che è una tensione che potrebbe non andare bene per alcuni sensori. Perciò come possiamo risolvere questo problema? Possiamo prendere un convertitore bidirezionale di livello logico che impedisce appunto l'arrivo di questi 5 volt ai componenti, ai sensori, mandandogli appunto i 3,3 volt che si usano anche abbastanza spesso. Questo simpatico oggetto lo potete acquistare a circa 7 euro su Amazon. Ma passiamo anche al software. Google Chrome ha terminato purtroppo il supporto su alcune CPU. In realtà non voglio spaventarvi, il supporto che ha limitato è ai processori che non supportano il set di istruzioni SS3. Però vorrei ricordare una cosa, attenzione. Esiste ormai da tantissimi anni l'SS4, per esempio un Core 2 di Intel, un Core 2 Quad Q9003 supporta già per esempio l'SS4 e insomma è un processore di 10 anni fa, ragazzi. Io sono il primo a mantenere, insomma, utilizzare tuttora computer vecchi, però insomma non la vedo così drammatica come notizia. Va bene ragazzi, per oggi è tutto e ci vediamo alle prossime news. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e se cliccate sulla campanella potete ricevere gli avvisi quando pubblichiamo un nuovo video. Ciao ciao!